Io penso che la candidatura di Laura Puppato sia una cosa da sostenere da parte delle donne, perché noi vogliamo che delle donne capaci, serie e che soprattutto abbiano la coscienza dell'essere donna, è giusto che arrivino dentro le istituzioni. Quindi sono molto favorevole che per come lei ha fatto il sindaco, per come lei è, arrivi appunto a poter rappresentare quei valori, quelle idee, quelle nuove forme di vita che le donne del movimento da tempo, no, stanno cercando di realizzare. Qui a Pestum c'è stato un grandissimo incontro, un nuovo incontro del femminismo, ma inteso come movimento, che ha rimesso a tema i criteri della rappresentanza, della presenza delle donne nelle istituzioni, in tutte le istituzioni, dal governo ai consigli di amministrazione delle fabbriche, non so, e penso quindi che noi dobbiamo sostenere chi delle donne ha questa volontà e questo desiderio di esserci. In particolare, per quello che conosco della storia della Laura Puppato, per il modo in cui lei ha interpretato l'esigenza di una vita, di un vivere insieme, no, nei luoghi dove lei ha lavorato, lei ha fatto molto bene, ha messo al primo posto quella cura del vivere, che è appunto un discorso che è quello delle donne, la cura del vivere. E alle donne che qui sono venute, io direi appunto di conoscere la sua biografia e conoscere quello che lei ha fatto. Del resto lei stessa ha dichiarato di volersi mettere in relazione con le donne, no? Quindi noi la accogliamo e la sosteniamo se è capace di fare questo.